Aegon IV. Nel 172 dopo la conquista, dopo solo 2 anni di regno del padre Viserys II, Aegon IV salì al trono. Il principe Aegon, in gioventù, era stato avvenente e abile con spada e lancia. Amava la falconeria, il ballo, la caccia e le donne. Nonostante fosse ammirato a corte per la sua arguzia, aveva però un grosso difetto: non riusciva a controllarsi. I suoi vizi erano incontrollabili e le sue brame avevano la meglio su tutto e tutti. Se il suo regno iniziò con piccoli gesti di piacere, man mano che il tempo passava, la sua depravazione lo portò ad azioni che avrebbero avuto ripercussioni sul regno per anni a venire. Fu anche poco saggio nella scelta dei suoi consiglieri, che vennero individuati non perché saggi, nobili o onesti, ma perché in grado di divertirlo e adularlo. Con le donne, Aegon si permetteva di fare sempre ciò che voleva, e stesso trattamento subirono le diverse casate, a cui toglieva terre per darle ad altre. Come quando decise di appropriarsi delle colline dei Bracken, che regalò ai Blackwood, arbitrariamente. Sperperò tesori e concesse un uovo di drago al suo primo cavaliere, Lord Butterwell, per poter disporre liberamente delle sue 3 figlie. Privò anche diversi uomini della loro legittima eredità, solamente perché ne desiderava le ricchezze. Qualunque cosa facesse, Aegon IV la faceva perché gli andava, senza pensare alle conseguenze. Era avido, crudele e pericoloso. Correva voce che non dormisse mai da solo e sfogava i suoi desideri carnali con ogni genere di donna, dalle lady alle prostitute, senza fare differenze. Negli ultimi anni disse di aver avuto un numero inusitato di amanti, ma ne amò solo 9, e la moglie, la regina Nerys, non era fra queste. Fra le varie donne che ebbe, ci fu anche la cugina Daena la ribelle, che gli diede un figlio maschio, Daemon Waters. Il ragazzo venne cresciuto a corte e ricevette gli insegnamenti migliori. Imparò a giostrare da Serquentin Ball, detto palla di fuoco, maestro d'armi della Fortezza Rossa, e non c'era niente al mondo che Daemon amava fare di più. In molti vedevano in lui un guerriero al pari del Cavaliere del Drago e venne nominato cavaliere a soli 12 anni, dopo che ebbe vinto un torneo di scudieri. Oltre a diventare il cavaliere più giovane dei tempi di Maegor I, la corte rimase sconcertata dal fatto che Re Aegon IV gli donò la spada che era stata di Aegon il Conquistatore, Fuoco Nero. Da quel momento in poi, Daemon Waters cambiò il proprio cognome in Blackfyre. Fuoco Nero, appunto. Fortunatamente, la regina Nerys aveva dato al re un erede legittimo, che aveva preso il nome di Daeron, ma il re non ebbe mai grande considerazione per il figlio, preferendogli Daemon. Aegon detestava entrambi i fratelli, Nerys e Daemon, e non fece nulla per onorare la loro memoria, anche dopo la loro morte qualche anno più tardi. Aemon morì nel proteggere il fratello dal tentativo di assassinio da parte dei 2 fratelli di casa Toyn, e la regina Nerys morì l'anno successivo, di parto. Il re non ebbe mai un buon rapporto nemmeno col figlio Daeron, soprattutto quando questi fu grande abbastanza da poter esprimere le proprie opinioni. Padre e figlio arrivarono a discutere sul muovere o meno guerra contro Dorne, e fu in questa occasione che il re arrivò a minacciare l'intero regno di nominare uno dei suoi bastardi come suo erede, al posto di Daeron. Dopo la morte dei fratelli, Aegon iniziò a far circolare la voce che il figlio Daeron non fosse davvero suo figlio, osando tanto solo per il fatto che suo fratello Aemon era morto e che non avrebbe potuto dire o fare niente per smentire quella calunnia. Purtroppo, molti cortigiani imitarono il re per adulazione e la menzogna si diffuse. Nonostante le calunnie, c'è da dire che il re non disconobbe mai Daeron formalmente. Il motivo per cui non lo fece suscitò dubbi e dibattiti, ma la ragione più probabile è che Aegon, nonostante fosse ormai conosciuto in tutto il regno come il mediocre, fosse comunque in grado di comprendere che se avesse disconosciuto il figlio, avrebbe dato il via ad una guerra nel reame e probabilmente l'avrebbe persa. Il figlio Daeron aveva sposato Miriam Martell e il fratello della moglie, il principe di Dorne,
ne avrebbe difeso i diritti. Aegon cercò in tutti i modi di sobillare rivolte contro i Dorniani, in quei regni in cui Dorne era ancora disprezzata. Ma i piani di una possibile invasione sfociarono in un fallimento totale, nel 174. La stessa grande flotta che era stata costruita per l'invasione venne distrutta e dispersa dalle tempeste, mentre navigava verso Dorne. Ma la follia più grossa del regno di Aegon IV fu quella che rivolse all'antico ordine degli alchimisti. Ordinò loro di costruirgli dei draghi, e gli alchimisti glieli costruirono. Mostri di legno e ferro con pompe che lanciavano vampate di fuoco vennero trascinati sulla strada delle ossa, diretti verso Dorne, ma non arrivarono molto lontano. Alcuni andarono a fuoco già nel bosco del re, e ben presto tutti questi macchinari iniziarono a bruciare. Dopo questo fatto, Aegon non parlò mai più di conquistare Dorne. Nel 184, quando Aegon aveva 49 anni, il regno del sovrano soprannominato il Mediocre finì. Aegon era esageratamente grasso, non più in grado di muoversi e camminare, e nemmeno di sollevarsi dal letto. I suoi arti erano in putrefazione, brulicanti di vermi. Gli stessi Septon rimasero sconvolti da ciò che videro e non seppero dare una spiegazione alla sua condizione. Poterono solo somministrargli del latte di papavero per alleviare la sofferenza. Nulla più. Di tutti gli atti crudeli compiuti in vita, anche sul letto di morte, fu in grado di rovinare il regno. Dettando il proprio testamento, legittimò tutti i suoi figli naturali, da quelli di natali più umili fino ai grandi bastardi, ovvero figli e figlie che aveva concepito con donne di nobile nascita. Fra le 9 amanti di Aegon troviamo Lady Falena Stockward, Meget, la moglie di un maniscalco, Lady Cassella White, Belle Gere Oteris, Lady Barba Bracken, Lady Melissa Blackwood, Lady Bethany Bracken, Lady Jane Lodstone e Serenade Lys. Fra queste, quelle di maggiore interesse sono senza dubbio Lady Barba Bracken e Lady Melissa Blackwood. Il motivo è presto detto. Lady Barba Bracken è la madre di Aegon Rivers, colui che sarebbe poi diventato noto come Acracciaio. E Lady Melissa Blackwood è la madre di Brynden Rivers, conosciuto in seguito come Bloodraven, il nostro caro corvo con tre occhi. Aegon IV il Mediocre fu così padre di Daemon Blackfyre, Acracciaio e Bloodraven, che in futuro sarebbero diventati personaggi fondamentali della storia del regno. Questo atto di legittimazione dei grandi bastardi portò fuoco e sangue per 5 generazioni, dando il via a sanguinose guerre civili che il regno avrebbe ricordato per sempre.